La musica è fatta di equilibri e tensioni a livello melodico e armonico. Vediamo che cosa succede a livello melodico. Le note dei 7 gradi della scala maggiore hanno differenti livelli di stabilità e di tensione che contribuiscono a dare varietà allo sviluppo di una melodia, alternando momenti in cui soddisfa le aspettative di chi l'ascolta ad altri in cui si muove in direzioni inaspettate per creare un effetto sorpresa. Per ora posso spoilerarti che il campione di stabilità è il primo grado, chiamato tonica, che essendo il punto di partenza della scala maggiore, tende ad attrarre a sé tutti gli altri gradi, con una forza di livello differente a seconda del grado attratto. E anche il suo gemello più acuto, l'ottavo grado, condivide con lui questo superpotere. Anche il quinto grado della scala è piuttosto stabile, così come il terzo, ma entrambi subiscono comunque l'attrazione verso il primo grado. Messi assieme, il primo, il terzo e il quinto grado sono i leader della scala maggiore, che attraggono irrimediabilmente a sé tutti gli altri gradi, il secondo, il quarto, il sesto e il settimo. Quando la melodia si trova su uno di questi quattro gradi instabili, la percezione di trovarsi in sospeso è molto forte e il nostro orecchio musicale ci trasmette chiaramente la necessità di raggiungere un grado più stabile nelle vicinanze, seguendo una direzione che tecnicamente si dice porti alla risoluzione di quella tensione, cedendo all'attrazione dei leader della scala. Temo di averti spoilerato fin troppo. Approfondiremo più avanti in questa serie le differenti forze di attrazione esercitate e subite da ognuno dei 7 gradi della scala e le direzioni verso le quali tendono a muoversi quando cedono a queste forze. A breve vedremo che anche negli accordi, composti da più note suonate contemporaneamente, le note dei singoli gradi che li costituiscono sono vittime delle stesse forze di attrazione, e questo porta ad avere molte differenti sfumature di stabilità anche a livello armonico. Alla prossima!